sono i luoghi misteriosi di Palazzo Pianetti. Luoghi a volte bui, a volte polverosi, ma luoghi sicuri per conservare dei tesori dell'arte locale. In pochi entrano nei depositi di Palazzo Pianetti, in pochi conoscono quello che i depositi conservano, ma questi luoghi hanno un fascino da vendere. Questi luoghi si arricchiscono continuamente, sono accessibili ai pochi per motivi di studio e le opere conservate non fanno parte della collezione permanente, anche se hanno tante cose da dire. E oggi ne scopriremo alcune. Uno dei depositi meno conosciuti è quel deposito che conserva stampe, disegni e anche matrici di stampa, oggetti rarissimi . Questo enorme cassetto pieno di piccoli fogli conserva le opere di un pittore che visse nei primi decenni del Novecento in Valesina, frequentò Palazzo Pianetti perché amico di Betto Tesei e che divenne un importante artista che segna la storia della pittura locale dei primi decenni del Novecento. Corrado Corrado. Corrado Corradi rientra tra quei pittori del Novecento ancora legati al realismo fino-ottocentesco. Si specializzerà in nature morte, ritratti, paesaggi. Di lui si conservano tanti quadri dipinti ad olio nella sezione della Galleria d'Arte Contemporanea di Palazzo Pianetti, ma questa immensità di disegni, che appunto si conservano nelle cassettiere, lo fecero definire e riconoscere anche come caricaturista. Ma non dobbiamo considerarlo tale. Infatti Corrado Corradi nei suoi disegni non enfatizza dei difetti fisici o esagera particolari fisionomici, ma vuole solamente prendere nota della vita e della realtà. Una camminata particolare, la piega di una bocca, la curva di una spalla, tutto raccontato con uno stile narrativo così fluido e così naturale che ce lo fa riconoscere come un grande artista del nostro tempo.